Astrologia e affini. È probabile che gli oggetti del sentimento religioso, morale ed estetico appartengano parimenti soltanto alla superficie delle cose. Mentre l'uomo crede volentieri di toccare qui perlomeno il cuore del mondo, egli si inganna, perché quelle cose lo rendano così profondamente beato e così profondamente infelice, e mostra dunque qui la stessa superbia che nell'astrologia. Questa pretende infatti che le stelle del cielo girino intorno al destino dell'uomo. L'uomo morale presuppone del pari che ciò che gli sta essenzialmente a cuore debba anche formare essenza e cuore delle cose.